locale quando in Basilicata c'era la terza classe. Walter De Stradis ha incontrato Michele De Novellis, da 70 anni gestore con la sua famiglia del bar della stazione centrale di Potenza, memoria storica di un'epoca passata in cui a volte i trasporti potevano diventare, parole sue, una festa quotidiana a chilometro zero. Sentiamo il suo racconto. Oggi è la giornata dei lucani nel mondo, quindi parliamo di lucani che comunque viaggiano e abbiamo l'opportunità di fare due chiacchiere con la memoria storica del caffè della stazione centrale, Lello De Novellis, che è anche insomma la memoria storica della stazione stessa, che ci parlerà di un'epoca che non c'è più, in particolare quella della terza classe. Com'era una volta? La terza classe, sicuramente la nostra terza classe, la terza classe ferroviaria, non è assimilabile a quella delle sottostive dei piroscafi, per intenderci. Era una terza classe molto, molto diversa. I convogli di terza classe erano quelli delle 100 porte cosiddette. E c'era una terza classe viaggiatori e una terza classe bagagli, che è quella più importante. In coda c'era questa carrozza con due predellini molto piccoli e un ampio spazio nel centro. Quell'ampio spazio assolveva ad una funzione molteplice. Dalle zone rurali arrivavano tutti i prodotti dell'orto, ma non solo, uova, formaggi, salumi. Per usare una frase che ho letto dal signor Tufano, da quel convoglio scendevano prima che le persone, nel senso della visibilità, panieri inghirlandati di colori. E per usare le terminologie che usiamo oggi, tieni conto, Walter, che erano derrate a chilometro zero, sicuramente biologiche, senza confezioni di plastica. E poi lo scambio interpersonale che questa funzione determinava era altrettanto importante. Appena fuori dalla stazione c'era la prima distribuzione di questo mercatino ambulante, che poi si avviava verso via Mulino della Corte, la allora via Mulino della Corte, una strada acciottolata che portava al Francioso e poi con le gradinate su a piazzetta Pignatari. Era uno scambio di empatie, di conoscenze, di persone, di modi di vivere, uno scambio culturale, ma direi una festa quotidiana a chilometro zero.